Grazie consigliere, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Devo dire che quando nel corso dell'organizzazione di questo convegno a supporto del consigliere Fichera è arrivata la notizia della nomina della commissione ministeriale incaricata di indirizzare il governo verso le misure più idonee a sostegno dell'economia e in pendenza di pandemia con riferimento all'entrata in vigore della crisi, e quindi già preannunciando sostanzialmente un rinvio del codice, poi successivamente confermato mediaticamente dalla Presidente della Commissione, devo dire di aver provato, penso, lo stesso sentimento che l'anno scorso provarono gli atleti che, come mesi, mesi e mesi di fatiche, si videro privati a poco prima dell'evento del sogno olimpico. E devo dire che la delusione che non nascondo di aver provato è stata però subito sportivamente, come dire, assorbita. Considero già abbastanza ferale il rinvio tout court del codice. Però a questo punto, da giurista e diciamo di stampo professionale, ho riflettuto su quelle che potevano essere le tematiche da affrontare in questa bellissima, diciamo per questo bellissimo argomento, quelle tematiche che potessero essere oggetto di riflessione su queste problematiche. E devo dire che in uno spirito, credo che ogni giurista, soprattutto di stampo professionale come sono io, debba avere di essere sincrono, con la realtà, ho, pensato e ho proposto ai nostri illustri ospiti, una griglia di argomenti che, fosse sicuramente crossover in senso lato e in senso stretto, in considerazione appunto del contesto storico che ci occupa. In senso lato, nel senso che fossero fattispecie presenti sia nella legge fallimentare che nel codice della crisi, in senso stretto che, in considerazione delle competenze di ognuno dei nostri illustri ospiti, soprattutto penalistiche per il presidente Bricchetti e civilistiche per il consigliere Campese, fossero di interesse sia penalistico che civilistico. Devo dire che ho avuto subito un grande entusiasmo da parte dei nostri ospiti a queste proposte che avevo formulato e che poi abbiamo concordemente ristretto in due argomenti che tratteremo. Uno riguarda, a mio avviso, una figura importantissima e decisiva per qualche battuta che dirò poi dell'attestatore. E l'altra, devo dire, avevo prima di una fortunata novità individuato in un argomento di interesse quello del concorso esterno della banca nell'ipotesi di ricorso abusivo del credito. Devo dire che queste due individuazioni sono state immediatamente accettate e concordate e hanno visto una fortunatissima coincidenza di un intervento profondo, radicale, in parte innovativo, in parte ardito della Cassazione, che ha proprio deciso un caso di concorso esterno della banca con la sentenza 18610-2021 della prima sezione civile, argomentando in maniera diffusa su questi argomenti. Ma prima di passare, diciamo, a qualche battuta introduttiva, desidererei però fare menzione che l'argomento che del codice di oggi che ci interessa, in realtà trova veramente notevoli spunti di interesse, che mi auguro verranno proficuamente coltivati quando vedremo l'entrata in vigore del codice. Ne segnalo alcuni.
Uno, per esempio, una norma che mi ha suscitato molto interesse è il terzo comma dell'articolo 4 del codice, in cui forse, contrariamente a quello che fin qui si è praticato, introduce una norma, credo, di natura sostanzialistica in un corpus di norme che ha visto sempre un atteggiamento procedimentale, della gestione della crisi. E mi riferisco alla norma che impone il dovere a creditori e debitori di collaborare realmente con tutti i soggetti nell'ambito della regolazione della crisi. Cominciano a essere, come dire, norme la cui portata di clausola generale, il collaborare realmente, fa sicuramente più riferimento a aspetti sostanzialistici che non processual-civilistici del procedimento. Ma mi riferisco poi, per esempio, e quindi anche una valutazione del terzo comma dell'articolo 4 in senso di responsabilità, cioè cosa avviene, qual è l'eventuale reazione dell'ordinamento in caso di violazione di questo dovere di collaborare realmente. Ma mi riferisco anche, per esempio, agli obblighi informativi delle banche dell'articolo 14, agli obblighi informativi dei creditori qualificati in caso di erronee informazioni. Tutti sappiamo che non sempre, come dire, l'atteggiamento delle agenzie delle entrate sono stati trasparenti o particolarmente precisi. Mi riferisco, per esempio, al dovere di segreto da parte delle OCRI che entrano in contatto con i dati dell'azienda in crisi. E che cosa appunto accade? Qual è la reazione dell'ordinamento di fronte alla violazione di questi segreti? Quindi tutte problematiche che in realtà sono state introdotte dalla novità del codice e che dovranno in qualche maniera essere trattate nell'ottica della centralità che il codice, come abbiamo detto e come abbiamo sentito anche ieri, assume nella prevenzione della crisi. O in quello che io mi sento di definire nel rendere fisiologico, il momento fisiologico dell'impresa, la crisi stessa. E proprio in questo senso ritengo che la figura dell'attestatore, che incarnato sicuramente da un professionista, abbia nell'ambito delle procedure, sia di negoziazione, sia già concorsuali minori, un aspetto fondamentale. Sin dai piani attestati, perché non dimentichiamo che per esempio le tecniche dei piani attestati dell'articolo 67 legge fallimentare, forse non al meridione, ma al settentrione, sono state tecniche molto utilizzate. Proprio perché, per esempio, non implicano i reati fallimentari, che già con il concordato preventivo scattano sotto questo profilo. E soprattutto perché anche consentono alienazioni parziali di beni che sono esentati dalle revocatorie e quindi diventano funzionali anche nella razionalizzazione delle aziende in crisi e quindi alimentano anche la circolazione di beni giuridici che è sempre un vantaggio per il mercato. Ma poi la figura dell'attestatore assume un valore decisivo nell'ambito delle proposte di concordato preventivo, lo assume nell'ambito degli accordi di ristrutturazione e appunto anche per essere sincroni con la realtà voglio ricordare che recentemente è stata anticipata la norma del codice che consente la modifica dell'accordo di ristrutturazione anche successivamente alla omologazione dell'accordo stesso con l'intervento dell'attestatore. Ma perché dico dell'importanza dell'attestatore? Perché in realtà ci attendono, condizionati da questi eventi pandemici, ci attende un passaggio di ampia riflessione su queste procedure, ampia riflessione che devono, secondo me, vedere in primo luogo protagonisti i giudici, in relazione proprio a quello che già abbiamo accennato ieri, essere uno dei problemi classici
di queste procedure, e cioè quello della valutazione dei netti patrimoniali. Voglio citare una massima della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, credo uno dei consigli notarili più illuminati sotto questo profilo e più avanti nell'indirizzare l'opera dei professionisti, in cui proprio cita che ai sensi del Decreto Legge 23/2020 le perdite emerse nell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020 si devono intendere tutte le perdite risultanti dal bilancio di esercizio o da una situazione patrimoniale infrannuale. Quindi pensa a tutte le operazioni straordinarie, ovviamente. E a prescindere da quale sia l'esercizio in cui le perdite si siano prodotte. E pertanto, in relazione a tali perdite, non si applicano fino al quinto esercizio successivo le disposizioni di cui agli articoli 2446-47, quelle ne opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale. Quindi è una riflessione che io, da giurista, sono in grado di fare in maniera molto limitata. Qui ci sono illustri maestri che sicuramente la faranno in maniera più ampia, che però ci devono porre anche due ottiche, secondo me, di ragionamento. A, qual è oggi realisticamente il valore del capitale sociale se da qua ai prossimi 6 anni non sarà oggetto di reale, misurazione della crisi della società? E soprattutto oggi che abbiamo portato un capitale sociale nelle SPA a 50.000 euro. B, quale deve essere la figura dell'attestatore dinanzi a società che in questo periodo si presenteranno con sicuramente anche cause di scioglimento consolidate, ma, come dice anche il Consiglio Notarile di Milano, con la possibilità di aver operato aumenti di capitale sociale anche in pendenza di perdite rilevanti. Perché il Consiglio Notarile di Milano, per esempio, non esclude che in pendenza di perdite rilevanti in questo periodo sia possibile operare aumenti di capitale sociale a pagamento. È chiaro quindi che tutto questo si sposta si sposta dalla valutazione del patrimonio alla valutazione e capacità finanziaria del soggetto beneficiando, che a mio avviso, fra l'altro, è quello che nell'esperienza professionale interessa sicuramente più di tutti i creditori. Il secondo argomento del concorso della banca nel reato di ricorso abusivo al credito pone veramente, prima di dare una battuta su questo, volevo ricordare che quindi la figura dell'attestatore, attorno alla figura del testatore, si pongono realisticamente profili di affidabilità, di fede pubblica e quindi di responsabilità particolarmente importanti. Ma passando al secondo argomento, il secondo argomento che era presente prima della sentenza, ne ho testimoni nella griglia di quelli che erano stati indicati, assume una valenza molto importante perché riporta il dibattito su quelle che tradizionalmente sono le azioni del curatore, le famose azioni della massa, le azioni di massa, e che riporta in un contesto socio-economico come quello che ci vede, pandemico, particolarmente delicato, in cui oggi, al contrario, da un lato vediamo una sorta di sanzione della banca che finanzia seppur incautamente, dall'altro vediamo invece un sistema che incita le banche al finanziamento delle aziende e quindi potrebbe oggi causare anche rincuri particolarmente gravi dal punto di vista socio-economico sotto il profilo della correntezza, dell'operatività del sistema bancario. E anche lì, ovviamente, con poi, lo vedremo, problematiche di tipo penalistico e civilistico interessanti, perché da un lato il reato, è sicuramente un reato di dolo,
Mentre qui stiamo costruendo tutta una responsabilità della banca sotto il profilo della colpa, in dipendenza di invece un comportamento doloso, che non sappiamo se dobbiamo attribuire a quali soggetti che rappresentano la banca, fra l'altro. Ma detto questo, io mi taccio e a questo punto chiedo al Presidente Bricchetti di darci lumi sotto il profilo della responsabilità dell'attestatore. Grazie. Allora io... il tema dell'attestatore, condivido quello che lei ha detto sulla importanza della funzione. Il tema dell'attestatore però è molto vasto. E quindi io, per questioni anche di tempo, cercherò di essere quanto più schematico possibile e di costruire un discorso che faccia capire qual è l'effettivo rischio penale dell'attestatore. Questo almeno è quello che mi propongo. Poi una parola su quest'ultimo tema, ma veramente una parola, sul concorso del banchiere, della banca, nel reato di ricorso abusivo al credito, se me lo permettete, la butterei lì. La butterei. Allora, quando nasce e perché nasce questa figura dell'attestatore? Siamo nel 2010, quindi 4-5 anni dopo la riforma che tutti ricorderete. La parte penale di quella riforma venne stralciata all'ultimo momento. Al tempo stesso però era stata introdotta una serie di modificazioni molto significative sull'azione revocatoria. A penale fermo. Modificare l'azione revocatoria a penale fermo, considerato che l'azione revocatoria è, nella ideazione normativa, complementare o viceversa, o la bancarotta preferenziale è complementare, spezzava una continuità. Una continuità proprio di tipo logico. Perché? Perché l'articolo 67, la cui lettera C tratta dei piani attestati privati, ma l'articolo 67 introduceva tutta una serie di operazioni e di pagamenti non suscettibili di revocatoria, quindi non connotati da quel tipo, diciamo, di illiceità. Beh, capite che non è cosa da poco rispetto alla bancarotta preferenziale che, guarda caso, è un reato scheletrico che si gioca sulla esecuzione di pagamenti e il cui disvalore penale sta tutto nel dolo specifico, cioè il fine di preferire un creditore ad un altro. È un reato, ben inteso, dell'imprenditore dichiarato fallito. Beh, insomma, quando ci trovammo al cospetto di questo articolo 67, quando saltarono tutte le presunzioni, i famosi 2 anni e così via, gli stessi curatori chiedevano all'autorità giudiziaria penale: vabbè, ma adesso che si fa? In che senso adesso che si fa? Erano sempre stati abituati a pensare che, insomma, i 2 anni prima, no? La ricerca veniva fatta nei 2 anni precedenti per vedere se ci fosse qualche operazione revocabile. Adesso saltava un po' tutto, insomma, no? Salvo dedurre dalla norma penale che comunque il pagamento o l'operazione preferenziale dovesse cadere in una sorta di momento quantomeno di crisi dell'imprenditore individuale o collettivo che fosse.
Però voi capite che non poteva questa materia restare, non poteva questa materia restare così nelle mani della interpretazione dei giudici, della dottrina, della giurisprudenza. Era troppo delicata la cosa. All'epoca, quando si ragionava di piani di risanamento, naturalmente anche i piani di risanamento dell'epoca comportavano nel momento esecutivo pagamenti ed operazioni. E chi faceva questi pagamenti e queste operazioni sapeva di essere a rischio di bancarotta preferenziale. E di solito, se tutto andava bene, no? Andava bene nel senso se, nonostante l'insuccesso, tutto fosse andato bene, se ne usciva con archiviazioni o assoluzioni per mancanza dell'elemento psicologico, perché cioè non c'era la volontà di preferire alcuni creditori in luogo di altri. Ma a quel punto, ripeto, venuta meno la linea di continuità tra disposizioni sulla revocatoria e significato, disvalore proprio, delle condotte della bancarotta preferenziale, si creava una sorta di nebbia, secondo me, all'interno della quale era difficile camminare. L'articolo 217 bis arriva per questo. Arriva l'articolo 217 bis per dire: le disposizioni della bancarotta preferenziale e quelle di un legislatore ha detto e quelle dell'articolo 217, quindi 216 terzo comma, 217, un po' buttato lì questo 217, perché il 217 è la bancarotta semplice. La bancarotta semplice può essere patrimoniale, primo comma, o documentale, secondo comma. La documentale non c'entra niente con queste cose. C'entrano dei casi di preferenziale, come le operazioni che aggravano il dissesto, insomma i numeri 2, 3 e 4 del primo comma, ma comunque il legislatore ha voluto lasciare questo compito poi di scrematura all'interprete. Allora, sotto questa rubrica esenzione dai reati di bancarotta, e anche qui abbiamo un penalista, diciamo, un po' discutibile, perché le esenzioni non sono tipicamente penaliste, insomma, sono più farmacistiche. Comunque, le disposizioni di cui all'articolo 216, terzo comma, e 217 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione, e poi cominciava, va bene, quello che prima aveva detto l'avvocato Marina, di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione, di un piano attestato privato. Poi a un certo punto un'altra lanterna iuris è arrivato aggiungendo la legge sulla crisi, la legge numero 3 del 2012. Dico lanterna iuris perché quella legge non contempla né la bancarotta preferenziale né la bancarotta semplice, quindi come possa, però il codice della crisi lo ha ripetuto, tra l'altro. Si è dimenticato di toglierlo, insomma, ma fa niente. E poi anche i pagamenti, questi sono arrivati dopo, e le operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma dell'articolo 182 quinquies, ma insomma, quello che a noi interessa evidentemente di più sono concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, piani attestati privati. È qui che arriva l'attestatore. È qui che arriva l'attestatore indipendente. Certo, uno legge la norma in questo modo, dice, beh, ma se questi piani mi vengono attestati, io do esecuzione, è automatico che qualora il piano non dovesse avere successo, io non avrò il rischio della bancarotta preferenziale o della bancarotta semplice patrimoniale. E no, i primi ragionamenti erano stati questi, ma erano ragionamenti sbagliati, perché non si parlava solo di attestatore, ma si parlava anche di idoneità di questi piani, di fattibilità, di veridicità dei dati, di attuabilità, di ragionevolezza, tutte parole che troviamo in queste norme riferite ai piani.
E se il piano, dopo aver dato vita a questi pagamenti, a queste operazioni, non aveva successo e la società, l'imprenditore, veniva dichiarato fallito, la palla tornava al giudice penale, evidentemente. Il giudice penale non poteva applicare automatismi, non può applicare automatismi, doveva fare un lavoro difficile, cioè risalire al momento del piano e della sua attuazione per verificare se a quel momento ci fossero stati i presupposti, ripeto, l'idoneità, la veridicità, eccetera, eccetera. E naturalmente se questo che noi chiamiamo prognosi postuma, che i penalisti chiamano prognosi postuma, era positiva, naturalmente nessuno si sarebbe visto contestare bancarotta preferenziale e bancarotta semplice. E già, ma poteva anche non essere così, evidentemente. Il giudice avrebbe potuto scoprire qualcosa di diverso, soprattutto nei piani attestati privati, perché bene o male, non dico nell'accordo di ristrutturazione dove c'era una omologa un po' secca, insomma, ma nel concordato preventivo un po' di controllo c'è, non dico che fosse un controllo idoneo a bloccare il sindacato del giudice penale, però il giudice penale non poteva non tenere conto, secondo me, nelle sue valutazioni, delle eventuali valutazioni fatte dal giudice delegato, eventuali perché non sempre venivano fatte, insomma. Quindi ci si era sostanzialmente resi conto che anche questo 217 bis aveva dei limiti di operatività. Dopodiché è arrivato l'articolo 236 bis. Attenzione, a prima vista uno potrebbe anche dire, vabbè, ma cosa c'entra punire le falsità e punire così gravemente 5 anni più 2 aggravanti che di solito ci sono sempre, punire così gravemente l'attestatore per la falsità ideologica delle relazioni, delle attestazioni, eccetera, eccetera. Cosa c'entra sulla operatività del 217 bis? Ragionando si capiva un po', secondo me, invece, il senso di questa cosa. E cioè, adesso vediamo cosa dice il 236 bis, ma è di tutta evidenza che il legislatore si rende conto che la figura dell'attestatore è fondamentale nelle operazioni di ristrutturazione. Proprio perché è una persona indipendente, nominata dal debitore, benissimo, ma che deve assumere questo ruolo che io ho definito e continuo a definire di garante della buona riuscita di queste operazioni. Cioè l'attestatore viene costruito dal legislatore come figura chiave nelle ristrutturazioni. E non è un concetto italico questo, è così dappertutto. Anzi, ci sono anche altri territori che cominciano ad essere solcati dall'idea di mettere un attestatore, insomma, che faccia il suo mestiere seriamente. E però ci si era anche resi conto che mancava il presidio penale per l'eventuale attestatore falsario. Mancava perché? Perché era un soggetto privato. E la vera reazione contro le falsità documentali è prevista per gli atti pubblici, per le certificazioni, con pene significative, no? L'articolo 479, se l'atto è fidefacente addirittura con un aggravante molto importante che porta la pena fino a 10 anni. E con l'attestatore figura privata mancava il presidio penalistico serio. Arriva il presidio penalistico serio. Arriva con l'articolo 236 bis, 2 anni dopo. Arriva
E il legislatore scrive: il professionista che nelle relazioni o attestazioni, e di nuovo, no? Piano attestato privato, concordato preventivo, accordo di ristrutturazione, 182 quinques, però gli fa un'aggiuntina, 182 septies e 186 bis, perché ci sono anche lì delle attestazioni. Fuori quindi dalla logica però del 217 bis, queste ultime. E dice, il professionista che in queste relazioni o attestazioni espone informazioni false, ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, quindi classica falsità ideologica, no? Falsità in omittendo e falsità in committendo. Poi dicono, la giurisprudenza penale è creativa, ma insomma, qui non è questione di essere creativa, ma uno che scrive espone informazioni false e si ferma. Oppure omette di riferire informazioni rilevanti, beh, la prima domanda che viene spontanea è: ma quelle false che espone danno luogo a responsabilità penale, anche se non sono rilevanti? E qui ci pensa l'interprete a dire: no, non vi preoccupate, il concetto di rilevanza, pur essendo concetto che il diritto penale dovrebbe abiurare perché è un dato quantitativo, non numerico, sapete tutte le storie, va contro la tassatività, eccetera, però lo interpretiamo come significativo della vera offensività, cioè per aversi la concreta offensività di questo falso, no? Come dire, giudice, quando andrai a giudicare, pubblico ministero, quando ti muoverai, insomma, cerca di capire se quelle falsità abbiano effettivamente una rilevanza ingannatoria, insomma, perché stiamo parlando comunque del grande terreno dei delitti contro la fiducia, contro la fede pubblica, insomma, no? Qui è una fede pubblica specificata, naturalmente, nei suoi contorni. Poi vi dicevo le aggravanti se il fatto è commesso al fine, perché da 2 a 5 anni, 2 anni di minimo non è roba da poco, se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri la pena è aumentata, che vuol dire aumentata fino a un terzo, se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà. Bene, naturalmente per dare contenuto a questa norma penale, per entrare nel cuore della tipicità del fatto, bisogna vedere bene cosa fa l'attestatore, cioè qual è il contenuto delle relazioni, delle attestazioni. Ed era subito emerso che c'erano due tipi in sostanza di attestazione. L'attestazione di veridicità dei dati, capiamo tutti che cosa significa, insomma, ma anche l'attestazione di fattibilità del piano. E allora il penalista lì va avanti come un bulldozer, perché? Perché le sezioni unite della Corte di Cassazione e prima altre sezioni della Corte di Cassazione avevano detto che tutte le valutazioni di bilancio possono essere oggetto di falsità ideologica, addirittura, nonostante la parola valutazioni fosse stata tolta nell'ultima versione delle false comunicazioni sociali dell'articolo 26-21, però tutti gli interpreti avevano inglobato nella falsità anche, chiamiamolo così, la falsa valutazione di fattibilità, va bene? Cioè l'utilizzo in sostanza di criteri irragionevoli, in sostanza, che allontanassero dall'idea, capite, che eravamo un po', si entrava,
si entrava nelle sabbie mobili, evidentemente, insomma. Però non abbiamo avuto tanto modo di sperimentare, ecco, questa poi la tenuta di queste interpretazioni, perché casi ce ne sono stati pochi, spesso si sono fermati ai giudici di merito, quindi se oggi si va a cercare un intervento giurisprudenziale su questo, insomma, non si va da nessuna parte. Ecco. Però la norma vista così era una norma che poteva fare abbastanza paura, insomma, no? Direi una paura implicante un rischio penale che poteva andare anche oltre la bancarotta preferenziale e la bancarotta semplice. Non dimentichiamoci che la bancarotta semplice è reato punito con pena massima di 2 anni di reclusione, la bancarotta preferenziale di 5 massimo, le altre bancarotte, la patrimoniale fraudolenta è punita con la pena massima di 10 anni, e si entra in un mondo tra l'altro tutto particolare, compreso quello delle operazioni dolose se per caso sia cagionato il dissesto, che sono fuori poi dalla logica della cosiddetta esenzione dell'articolo 217 bis. Ma voi capite che questo rafforzamento sembra paradossale, ma questa norma rafforza la figura dell'attestatore nel sistema, perché è talmente considerata così grave questa falsità, se aggravata anche più grave del falso in bilancio, in buona sostanza, è considerata talmente di tale gravità che voi capite che a questo punto il giudizio positivo fornito da un professionista indipendente, tecnicamente qualificato, che, ripeto, è fatto in modo conforme ai requisiti richiesti, in cui la fattibilità è spiegata in materia ragionevole, beh, vi dico, come primo effetto libera il debitore. Come primo effetto libera il debitore che i pagamenti va ad eseguire, insomma, no? Ma secondo me lo libera anche dalle responsabilità colpose. Sapete che la bancarotta semplice è un delitto colposo, non è un delitto doloso come la bancarotta preferenziale. Ma vi dirò di più. Nel momento in cui il legislatore ci fa capire che il professionista attestatore è voluto come garante della correttezza di queste procedure, un professionista qualificato, capace, equidistante, indipendente, e il legislatore affida a questo signore il compito più delicato. Va bene, se parliamo di operazioni destinate a risolvere crisi di impresa. Bene, se il legislatore racconta così, scrive una cosa di questo tipo, carica di questo rischio penale l'attestatore, ci sta dicendo minimo 2 cose. Che il tema della veridicità, aggiungo io dell'adeguatezza, proprio per quello che dicevamo sulla fattibilità delle informazioni, è centrale in questa materia. Quindi diventa centrale l'attestatore e diventa, come potrei dire, simbolica quasi la reazione penale sulla carta nei confronti di questo signore. E quindi ci obbliga alla domanda più semplice di questo mondo. Ma perché mai un soggetto di questo tipo
qualificato, capace, equidistante e così via, dovrebbe alterare i dati, le informazioni, dovrebbe dolosamente arrivare a cambiare le carte in tavola macchiandosi di un delitto così grave, perché c'è anche la possibilità della colpa, se non è capace e sbaglia, quando lo dimostrerà, naturalmente non potrà rispondere di questo reato. Ma perché dovrebbe macchiarsi di una infamia simile? La risposta potreste darmela probabilmente tutti voi. Perché è complice di qualcuno, o è complice del debitore, o è complice comunque di una persona in qualche modo interessata alla risoluzione, a mettere in piedi, diciamo, questo simulacro di ristrutturazione, questo simulacro di risanamento. Poi possono essere un'immaginazione fervida, potrebbe anche, secondo me, immaginare altri scenari, ma io penso al primo, cioè all'attestatore complice. Allora, se l'attestatore è complice e la società va a rotoli, viene dichiarata fallita, signori cari, il rischio penale sale. Non è più soltanto un problema di preferenziale, non è più soltanto un problema di bancarotta semplice nel momento in cui io rinuncio, che so, a certi crediti o effettuo certe operazioni naturalmente con il dolo necessario per farle rientrare nei fatti di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Voi capite che in questo caso il rischio dell'attestatore sale completamente, si scollega dal 217 bis. Ripeto, poi ci sono altre possibilità. C'è anche la possibilità che il debitore lo inganni e che lui non sia in grado di individuare diciamo, i passaggi di questo inganno. Ma questi poi sono tutti scenari che possono verificarsi in concreto, ma se uno taglia questo problema, come dire, comincia a tagliarlo a fette un po' larghe, diciamo che la soluzione, o meglio l'idea di fondo, è quella di cui dicevamo. Che sia chiaro una cosa: l'errore del professionista, l'errore del debitore, chiaro, quello, ripeto, di solito al massimo può portare a una responsabilità per colpa. Responsabilità per colpa vuol dire uno di quei due o tre casi previsti dall'articolo 217, primo comma, richiamati dal 217 bis, ma non si va oltre, insomma. Quindi il vero rischio penale è naturalmente quello che si abbatte sull'attestatore che fa gioco sporco, parliamoci chiaro. Io all'attestatore che fa gioco pulito faccio fatica a vedere danni, se non i rischi che tutti noi abbiamo nelle nostre professioni, compreso il rischio di sbagliare, insomma. Il rischio di non essere del tutto all'altezza della situazione. Questo è il punto. Sì. Presidente, chiedo scusa, anche diciamo, in ossequio a una tecnica OSCE. Una battuta. Ma nell'ambito del rischio penale dell'attestatore può avere rilevanza una procedimentalizzazione della modalità di attestare? Per esempio, mi faccio riferimento a acquisizione di verbali per consegna di documenti, modalità diciamo formalizzate di acquisizione dei dati. Tutto questo ha nell'ambito del rischio penale una rilevanza? Cioè può essere utile nella valutazione del rischio penale? Io stavo arrivando alla fine del ragionamento, adesso ci sta la domanda. Io faccio fatica a rispondere se non vedo come è come dire, delineata questa la creazione di questi procedimenti. Spesso
potrebbero anche dare vita, come dire, a paraventi formali, insomma. Capisce che crollano in un secondo se dietro. Il giudice penale di solito le barriere non le vede, va sempre alla ricerca nei limiti del possibile della sostanza, nella consapevolezza che la verità la sanno solo i muri, perché se la sapesse anche lui non ci sarebbe forse neanche bisogno di stare troppo a parlare, insomma. Ma lei può, secondo me, procedimentalizzare quello che crede, ma non potrà mai il fatto che possano esistere delle sovrastrutture di questo tipo automaticamente determinare la possibilità di farla franca se emergono elementi di complicità che danno vita, ripeto, ad operazioni basate su false attestazioni o su false relazioni. Per finire questo discorso, comunque, ho solo una cosa da dirvi ancora. Non voglio rubarvi tempo troppo, ne ho preso troppo? No. Però veramente la voglio finire qua. L'articolo 217 bis è stato ripreso dall'articolo 324 del codice della crisi. Sono uguali, cambiano solo i riferimenti normativi e naturalmente il lessico è adeguato a quello del codice della crisi. L'articolo 236 bis, questo è quello che vi voglio dire, diventa l'articolo 342 del codice della crisi. Udite, udite. La prima non ve lo sto neanche a rileggere tutto, però vi posso dire una cosa, che è aumentato il numero delle relazioni o delle attestazioni. Cioè relazioni o attestazioni che non erano prima previste nel 236 bis sono state adesso inserite nell'articolo 324. Se vi interessa vedere quali, è stato adesso pubblicato un lavoro della professoressa Pacchi insieme al professor Guerrini e così via, dove c'è un mio scritto di fondo in cui metto in fila, in riga, i nuovi casi di relazioni o di attestazioni che possono essere oggetto di falsità. Va bene? Ma c'è una cosa in più, a parte questo moscerino che mi... C'è una cosa in più, ed è questa. Espone informazioni false, ovvero omette di riferire informazioni rilevanti, e va bene. Ma poi è aggiunto in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nel documento. Quindi salta tutto il discorso fattibilità, adeguatezza, eccetera. Esclusivamente veridicità. Quindi è ridotta, va bene, la condotta penalmente rilevante. Ridotta in modo significativo. Per il resto è tutto uguale, pena e circostanze aggravanti. C'è un piccolo particolare. Aggiungere relazioni o attestazioni rispetto alla norma precedente significa ampliare la figura di reato, cioè introdurre nuove incriminazioni. Introdurre il riferimento specifico alla sola veridicità significa ridurre l'incriminazione. Piccolo particolare, questo è un decreto legislativo, il codice della crisi, nella legge delega non c'è questo potere per il legislatore delegato, anzi è detto esplicitamente che non deve toccare le norme penali se non per quello che si è visto con l'articolo 25 e qualche altra piccola cosetta di contorno.
Forse questa è un'altra delle ragioni per cui, anzi ve lo posso dire con certezza, il Ministero ha detto non può entrare in vigore subito, ma non solo questa, per l'ennesima volta il codice della crisi si è dimenticato degli aspetti penali, di ripensarli, e anche degli aspetti processuali penali. Per il vostro dibattito, il dibattito che seguirà, nel senso il tema che sarà trattato dal collega Campese, io ho sentito ieri sera, per me è un po' stata una novità questa cosa dell'articolo 218 del ricorso abusivo al credito. Voi sapete che l'articolo 218 della legge fallimentare, che è riprodotto uguale uguale nel 325, mi pare, del codice della crisi, è un reato con una casistica minima, vi devo dire, e con una pena che di questi tempi, insomma, è abbastanza mite, ecco, da 6 mesi a 3 anni di reclusione, e dice al primo comma: gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale, questo causa, questa individuazione dei soggetti è stata introdotta nel 2005 perché si erano dimenticati che esisteva l'articolo 225 che comunque già puniva i direttori generali, gli amministratori, i liquidatori. Liquidatori e imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti, quindi fa riferimento alla bancarotta semplice e alla bancarotta fraudolenta, dissimulando il dissesto e lo stato di insolvenza. La parola dissesto la troviamo più volte nella vecchia legge fallimentare, è riportata anche nel codice della crisi, che però definisce soltanto la crisi e l'insolvenza, non definisce il dissesto, benché il dissesto sia concetto diverso dalla crisi e concetto diverso dall'insolvenza. Allora vi dico, senza voler entrare nel merito della decisione del giudice civile, della Cassazione civile, che non conosco, quindi non mi permetto di entrare, un penalista ragionerebbe così. Direbbe: questo è un reato proprio dell'amministratore di una società. Giusto? E infatti la condotta è riferita a lui, no? È lui che ricorre o continua a ricorrere al credito, va bene? Dissimulando il dissesto. Il modo di ragionare del penalista è questo. È vero che il ricorso abusivo al credito punisce un fatto che dal punto di vista naturalistico esige la presenza di due persone, uno che ricorre al credito, l'altro che glielo eroga. Però, se quello che glielo eroga non è indicato come soggetto attivo del reato, considerarlo concorrente per il solo fatto dell'erogazione è impossibile dal punto di vista penalistico. D'accordo? È impossibile. Un po' come l'abuso d'ufficio, no? Anche l'abuso d'ufficio ha il soggetto che fa l'abuso e il soggetto che viene avvantaggiato, e il vantaggio è l'evento. Ma l'avvantaggiato non è punito e non può essere punito per il solo fatto di avere ricevuto il vantaggio dall'abuso. Ma la giurisprudenza penale è andata oltre. Però, se questo soggetto che entra, diciamo, nella natura del fatto, ma che non è previsto come soggetto attivo del reato, fa qualcosa di diverso dalla condotta, diciamo, implicata dalla norma incriminatrice, ad esempio istiga. Pensate alla banca che chiama l'imprenditore in stato di dissesto. Le banche di solito hanno dei
campanelli di allarme che suonano immediatamente, gli dice: vieni qui che ti faccio una sistematina delle cose. Allora, in un caso di questo genere, se si prova questo tipo di attività, nulla vieta che anche il banchiere o il bancario sia considerato concorrente in questo reato. Ma non vi sarà sfuggito che non è che esista grande casistica su questo punto. E non esiste grande casistica perché, come avrete notato, l'articolo 218 dice anche al di fuori dei casi di cui agli articoli precedenti. E io per articoli precedenti penso in particolare alla bancarotta fraudolenta. Perché dico questo? Perché possono esserci, ci sono state anche banchieri incriminati per concorso in fatti di bancarotta fraudolenta, perché hanno imbastito operazioni che hanno tenuto in vita la società, però ingigantendo il passivo fino a farle scoppiare, tanto per intenderci. È facilissimo andare incontro al rischio di concorso nella bancarotta fraudolenta in questi casi, facilissimo addirittura che operazioni di questo tipo, se hanno contribuito a cagionare il dissesto, diano vita alla bancarotta societaria, quella del 223, secondo comma, numero 2. Questa è la logica. E non dimenticatevi che è una logica che in un certo senso ci viene dal 1996, da quando l'usura è diventata, da reato della criminalità organizzata, reato del banchiere. Cioè da quando, per aversi usura, bisogna superare un tetto legale massimo. Giusto? Devo chiudere. Un tetto legale massimo, giusto? Cosa può fregare a uno della criminalità organizzata del tetto? E infatti hanno introdotto l'usura contrattuale, come dire: vada bene, ricordati bene, se finanzi un imprenditore in crisi devi trattarlo bene. Non basta che rispetti il tasso, devi andare anche sotto se sta molto male. Parlo più perché sennò qui mi... Lo sapevo che parlavo troppo. Ringrazio. infatti, ringrazio il Presidente Bicchetti. Le sollecitazioni sarebbero innumerevoli, ma il tempo, abbiamo detto, ci è tiranno. Quindi passo subito alla relazione del consigliere Campese. La sentenza è dell'altro ieri, le sollecitazioni su questa sentenza sono innumerevoli e quindi, essendo il consigliere Campese facente parte della sezione, chi meglio di lui può illustrarci i percorsi argomentativi. Grazie. Grazie Avvocato Marina, consentitemi immediatamente di salutare tutti, buonasera ai presenti, buonasera anche a chi sta seguendo questo convegno in streaming. E spendo ancora un minuto del mio tempo per ringraziare tutti gli organizzatori, ma so che non è elegante farlo, ma lo faccio lo stesso, con una parola in più e un ringraziamento in più per il Presidente Massimo Ferro, con cui ho il privilegio di condividere la sezione, con Giuseppe Fichera, con cui ho condiviso l'esperienza del massimario e che ho avuto come sicuro punto di riferimento nel periodo in cui ho coordinato il settore civile del massimario. Il ringraziamento a entrambi per avermi coinvolto in questo interessantissimo convegno in una location che, insomma, è da far rimanere senza fiato. Detto questo, le interessanti considerazioni del Presidente Brichetti mi indurrebbero a due parole sugli aspetti civilistici della responsabilità dell'attestatore, però forse il tempo potrebbe non consentircelo. Mi limito solamente a una mezza battuta, nel senso che ovviamente parliamo di responsabilità dal punto di vista civilistico professionale, quindi non solo relativa alle norme del 1176,2 del Codice Civile, quindi diligenza media ma qualificata. Non solo facciamo, ma dovremmo fare riferimento all'articolo 2236, quando la prestazione del professionista è di particolare difficoltà, richiede la risoluzione di problemi tecnici notevoli, perché in quel caso la responsabilità per colpa lieve dovrebbe venire meno. Ma direi che gli aspetti
civilisticamente parlando, più rilevanti di questa forma, diciamo, di questo argomento dovrebbe essere l'ambito della responsabilità, o meglio, il perimetro dei soggetti nei confronti dei quali l'attestatore sarebbe responsabile. A me mi limito proprio a un flash. È evidente che se parliamo di responsabilità nei confronti del debitore o di colui che ha conferito l'incarico all'attestatore, parliamo di responsabilità contrattuale, è inutile anche andare tanto per il sottile, se non ipotizzare una sorta di possibilità o meno di applicare il criterio del 1227 nell'ipotesi di concorso, magari l'imprenditore dà una parte della documentazione all'attestatore, quindi ci potrebbe essere un concorso del genere. Mi sembrerebbe molto più interessante l'aspetto della possibile responsabilità dell'attestatore, civilisticamente parlando, nei confronti dei terzi, e per terzi ovviamente intenderei i creditori. Qui il discorso sarebbe troppo lungo, perché andrebbe a dover probabilmente distinguere i creditori nei cui confronti il professionista potrebbe rispondere civilmente in relazione ad ipotesi, specificava già prima il Presidente Bricchetti, del concordato preventivo, quindi il piano e la proposta che devono avere l'attestazione, la relazione che attesti. Diciamo che nella norma sul concordato preventivo il legislatore è riuscito ad unificare i due concetti, attestazione e relazione, che di per sé sarebbero diversi dal punto di vista proprio semantico, ma il legislatore, che abbiamo già visto avere delle particolari propensioni penalistiche a complicare le cose, le riesce a fare anche per il civile. Direi qui il problema potrebbe essere diverso, ma non lo affronto perché altrimenti poi vengo meno alla promessa fatta all'avvocato Marina di parlare della concessione abusiva del credito, perché è chiaro che noi potremmo avere creditori in qualche modo incisi dalla relazione del professionista, creditori che sono assolutamente all'oscuro di questa relazione, e quindi questo potrebbe influire sulla ipotetica responsabilità del professionista, da alcuni ritenuta extracontrattuale, da altri, secondo me, diciamo per quello che può valere la mia opinione, più condivisibilmente contrattuale sotto il profilo della teoria del contatto sociale, perché oramai l'attestatore, ce l'ha spiegato benissimo il Presidente Bricchetti, ha un vero e proprio compito, diciamo, di garanzia nei confronti di una serie di soggetti, non soltanto il Tribunale, ma anche e forse soprattutto i creditori, benché l'interesse dell'uno e dell'altro a guardare queste attestazioni e relazioni siano diverse. È chiaro poi anche che parlare di responsabilità contrattuale significa fare affidamento su un certo regime di onere probatorio e su un certo termine di prescrizione. Parlare di responsabilità extracontrattuale comporta un discorso totalmente diverso, e per l'uno e per l'altro. Non credo ci sia il tempo per affrontarlo, quindi vado direttamente a affrontare il tema della concessione abusiva di credito. E devo dire su questo mi posso ritenere non fortunato, ma di più, perché diciamo, inizialmente avevo deciso di affrontare questo tema in modo, direi, del tutto neutrale. Se non fossimo sulla riviera dei ciclopi, direi da un normalissimo signor Nessuno, ma il signor Nessuno sulla riviera dei ciclopi forse c'è già stato ed è ampiamente più famoso di me. Quindi ho adottato un altro metodo, quello che ho sentito più volte ripetere da uno dei miei maestri di procedura civile, il professore Verde, cioè il metodo aliciano. Non dico di meravigliarsi di tutto quello che legge, ma quasi. Ma per ridurre in due parole, diciamo in due parole, in poche e mi auguro comprensibili parole, il discorso sulla concessione abusiva del credito, credo che dobbiamo partire da due considerazioni di carattere generale. Una è sul fatto che in un sistema economico in cui le risorse finanziarie cui fanno diciamo, su cui diciamo, si reggono le imprese sono costituite principalmente da capitali di credito piuttosto che da capitali di rischio,
e quindi stabilire quando ci sia sottocapitalizzazione o un confine tra efficienza e sovraindebitamento o addirittura insolvenza, diciamo, diventa più difficile, perché il confine tra queste fattispecie diventa piuttosto labile. E quindi il cuore del problema della concessione abusiva del credito è proprio in questo, cioè in una situazione in cui le banche, ma lo stesso può valere per gli enti finanziatori diversi dalle banche, in una situazione in cui l'imprenditore, sia esso individuale o collettivo, si trova in una situazione di crisi più o meno evidente, piuttosto che diciamo, interrompere o non concedere, a seconda se parliamo di prosecuzione o di instaurazione ex novo di un rapporto, il finanziamento richiesto, invece proseguano oppure ex novo concedano un nuovo finanziamento. E quindi qui gioca poi il ruolo della concessione abusiva o meno in rapporto anche alla fattispecie del ricorso abusivo al credito, ma nel campo penale non voglio né posso entrare perché non ho le conoscenze del presidente Bricchetti. Direi che questa figura della concessione abusiva del credito nel nostro ordinamento è arrivata piuttosto tardi, è arrivata verso la fine degli anni 70 del secolo scorso. La dottrina che l'ha introdotta è talmente nota che non mi sembra nemmeno il caso di doverla richiamare, ma l'antenato, sia pure in ordinamenti di common law, di questa figura è quella che gli studiosi di inglese mi vorranno scusare per una pronuncia non proprio ortodossa, della figura del tort of detrimental reliance, praticamente il soggetto che viene indotto da altri a peggiorare la sua situazione economica. Questa è la fattispecie di common law, alla quale in qualche modo, ripeto, dalla fine degli anni 70 del secolo scorso si è cercato di avvicinare questa figura. Il perché è evidente, perché in tutti i modi si cerca di coinvolgere i creditori finanziari nel dissesto dell'imprenditore, perché i creditori finanziari sono molto più facilmente aggredibili e soprattutto solventi rispetto ad altri. Detto questo, cercando di ridurre, ma mi sembra molto difficile perché la sentenza di cui l'ordinanza, scusatemi per la verità, 18.610 depositata lo scorso 30 giugno della prima sezione civile, è un provvedimento, a mio avviso, non solo scritto molto bene, ma la conoscenza diretta che ho della collega che lo ha scritto non mi avrebbe mai fatto dubitare di questo, ma è uno di quei provvedimenti che secondo me ha il pregio di ricostruire la figura, la fattispecie che viene presa in considerazione, e di offrire poi una soluzione sulla quale, per carità, ognuno avrà poi la possibilità di esprimere la propria condivisione o meno, ma questo non leva il pregio di questa decisione, che è estremamente chiara, estremamente schematica, e quindi dà un punto di riferimento, un primo punto di riferimento fermo per tutti gli operatori del settore. Questo perché? Perché è vero che sicuramente fin dal 2006 le sezioni unite della Corte di Cassazione in qualche modo avevano sfiorato quello che poi è il problema principale di questa fattispecie. Può il curatore fallimentare agire nei confronti della banca, semplifico, unitamente o autonomamente rispetto alla normale azione ex articolo 146 della legge fallimentare, l'azione di responsabilità che il curatore esercita e che unifica le due azioni sociali di responsabilità e per i danni verso i creditori sociali? Questo è il problema, perché nel 2006 le sezioni unite della Cassazione esclusero questa legittimazione, pur non disconoscendo però la possibilità dal punto di vista teorico che questa azione il curatore la potesse esperire per quello che riguardava i danni alla società. In quell'occasione però la domanda venne ritenuta inammissibile per novità, quindi per problemi procedurali la questione finì là. E una vicenda analoga si era ripresentata nel 2010, ancora una volta
venne ritenuta inammissibile per novità diciamo, il tema che riguardava la legittimazione del curatore ad agire a tutela dei terzi, quindi del patrimonio sociale e non, diciamo, collettivamente inteso e non la sola azione a favore della società che veniva trovata nel patrimonio sociale. Su questo c'è la prima decisione, al netto di una decisione delle sezioni unite civili del 2016 che era intervenuta per comporre un contrasto che investiva la possibilità o meno del curatore di costituirsi parte civile nel processo penale per il reato di bancarotta preferenziale, conflitto che la Corte di Cassazione a sezioni unite in quell'occasione risolse riconoscendo questa possibilità e cominciando a porre una serie di paletti anche in relazione al concetto di azione di massa che poi è stato ripreso in parte nel 2017 e soprattutto, secondo me, anche molto ben spiegato da questa decisione di due giorni fa. Qual è, secondo me, volendo cercare di fare in tempi ragionevoli una sorta di fil rouge di queste decisioni? Si è passati, se vogliamo, dalla soluzione che chiamerei formalmente negativa, anche se sostanzialmente aperturista, perché le decisioni delle Sezioni Unite del 2006 erano formalmente negative, ma per ragioni di carattere processuale, perché già in quelle pronunce veniva chiaramente riconosciuto la possibilità da parte del curatore di agire per i danni alla società. Altro discorso era per i danni ai creditori sociali. E per danni creditori sociali intendo ovviamente non al singolo creditore sociale, perché è evidente che il curatore non avrebbe una legittimazione del genere, ma alla possibilità di considerare il danno al patrimonio della società collettivamente inteso e quindi il danno che la società subisce come un danno che si riflette anche sul patrimonio a disposizione di tutti i creditori in base al 2740 per ottenere il soddisfacimento dei propri debiti. Nel 2010 più o meno la vicenda è simile, nel 2017 c'è una prima apertura perché c'è il primo riconoscimento esplicito, chiaro, netto della legittimazione del curatore ad agire per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli enti creditizi nel momento in cui il curatore esercita l'azione di responsabilità nei confronti dei organi amministrativi, quindi ponendo al centro della sua azione l'azione di responsabilità nei confronti degli organi amministrativi e inserendo o aggiungendo a quella fattispecie anche la richiesta di risarcimento del danno nei confronti delle banche per aver sostanzialmente concorso al determinare quel danno. Quindi quella pronuncia si riferisce in modo chiarissimo alla legittimazione al curatore per danni alla società e riguardava una fattispecie concreta in cui era stata esperita l'azione ex articolo 146 della legge fallimentare e in quell'azione, o meglio fondando su quell'azione, era poi stata proposta un'ulteriore domanda nei confronti della banca per aver concorso al danno complessivo. Qual è, secondo me, la diversità di fattispecie e quindi l'importanza di questa pronuncia? Se noi andiamo a vedere la fattispecie concreta affrontata da questa ordinanza, secondo me è un po' diversa, perché in questa ordinanza la curatela aveva agito solo nei confronti delle banche, quindi non era stata fatta un'azione ai sensi dell'articolo 146, per ottenere una declaratoria di nullità di alcuni contratti di finanziamento o comunque in subordine la condanna di questo gruppo di banche, 3-4 banche, al risarcimento del danno per concessione abusiva di credito
qui che era successo? Che sia il Tribunale sia la Corte d'Appello avevano ritenuto la curatela carente di legittimazione perché avevano interpretato la domanda come domanda proposta a tutela degli interessi dei creditori e avevano opinato nel senso che il curatore non può agire per difendere l'interesse del creditore e quindi la legittimazione non c'era. Né in questa vicenda era stata esercitata l'azione ex articolo 146, quindi non poteva eventualmente utilizzarsi anche il modus procedendi che aveva utilizzato la pronuncia del 2017. A fronte di questa situazione, su questa fattispecie, su tre motivi di ricorso che nella sostanza ponevano il problema se il curatore può agire nei confronti della banca per far valere un danno per i creditori diverso dal danno, diciamo, alla società. È vero che sono due concetti che poi si vanno a sovrapporre, ma che dal punto di vista strettamente, diciamo, perlomeno della definizione, sono diversi e restano tali. Se c'era o meno questa possibilità. E vi anticipo, la soluzione positiva che questa ordinanza ha fornito si fonda su una serie di argomentazioni che a mio avviso possono essere riassunte, spero di riuscirlo a fare, l'avvocato Marina mi può togliere la parola quando meglio crede, su questi passaggi secondo me determinanti. In primo luogo la Corte evidenzia in modo significativo una serie di istituti che nel nostro ordinamento esistono e che consentono alle banche o agli enti finanziatori esplicitamente di finanziare le imprese in crisi. Quindi, e ovviamente gli esempi possono essere tanti, gli accordi di ristrutturazione, la finanza ponte, i finanziamenti interinali per i fini dell'omologazione del concordato. Quindi il primo passaggio che fa la Corte è sostanzialmente questo. Come è possibile conciliare una responsabilità per concessione abusiva del credito di una banca con una serie di istituti per i quali invece sembrerebbe esistere un favor del legislatore nei confronti delle banche che finanzino imprese in crisi? Ci troveremmo di fronte a quello che è stato definito il grave dilemma del banchiere, che si trova un attimo a stretto tra la responsabilità per concessione abusiva di credito se lo continua a dare, oppure la responsabilità opposta per interruzione brutale del credito se di fronte ad una situazione di crisi blocca e quindi determina la fine poi direttamente dell'impresa. E la Corte lo supera questo argomento con una spiegazione estremamente chiara ed estremamente efficace, a mio avviso, perché giustamente valorizza il fatto che questa normativa sicuramente specifica, che investe alcuni aspetti, che consente alla banca, senza alcun rischio di incorrere in responsabilità di carattere civile o penale, nel finanziare le imprese in crisi, sono norme che in realtà altro non fanno che attuare anche l'articolo 41 della Costituzione e che sono norme che nella loro generalità hanno però un limite, cioè il limite dovuto al fatto che la banca deve essere cosciente che quel finanziamento che va a fare o che va a rinnovare o che va a mantenere nei confronti di un imprenditore in crisi è un finanziamento che possa ragionevolmente condurre l'impresa ad uscire dalla crisi stessa. E quindi il problema e l'argomentazione della Corte comincia a fondarsi su questo. Non è più l'essere o meno in crisi l'impresa il concetto in forza del quale parlare di concessione abusiva del credito. Si può parlare di concessione abusiva del credito quando la banca concede un finanziamento benché abbia la ragionevole opinione che quel finanziamento non riuscirà a evitare il definitivo disgregarsi dell'impresa, cioè sotto il profilo della crisi economica. È chiaro che poi ci possono essere varie fattispecie, perché noi possiamo, può esserci la concessione abusiva di credito cosiddetta in senso stretto, la banca finanzia un imprenditore che è già in stato di crisi,
la concessione di abusivo finanziamento in favore di una società, magari in concorso con gli amministratori che per malagestio hanno determinato una situazione di crisi, la concessione di credito abusiva della banca per rafforzare una propria posizione di privilegio, la concessione abusiva di credito della banca che così facendo intende acquistare una sorta di controllo di fatto della società che va a finanziare. Tutte queste ipotesi sono potenzialmente riconducibili al perimetro concessione abusiva di credito. Però è chiaro che il discorso che ha inteso fare la Corte è stato quello di trovare delle linee potenzialmente comuni a queste fattispecie. Quindi, punto di partenza, non è più la situazione di crisi in sé a far sì che se la banca concede o rinnova il finanziamento sia al cospetto di un'ipotesi abusiva, ma la situazione in cui la banca non ha svolto in modo adeguato il proprio compito relativo alla verifica del merito creditizio del debitore che va a sovvenzionare o a finanziare per la seconda volta. E questo perché? Perché ci sono una serie di norme nel testo unico bancario, ma anche nel testo unico sull'intermediazione finanziaria e assicurativo, che lasciano chiaramente intendere che questi enti finanziatori devono improntare la loro condotta a caratteri di sana e prudente attività. E quindi ci sono una serie di verifiche da fare, verifiche che ai fini della valutazione della sussistenza o meno di un'eventuale responsabilità diventa onere del giudice del merito andare a compiere con particolare puntualità tenendo conto di tutto il complesso di situazioni. Qua apro una parentesi sperando di non dire una cosa folle, però lo spunto mi è venuto sentendo un po' quello che diceva prima l'avvocato Marina quando ha introdotto questo dibattito. In realtà ora come ora mi chiedo pure se tutto quello che questa terribile pandemia ha comportato, anche poi sotto il profilo degli interventi a pioggia, a ripetizione, dei vari decreti, ristori, sostegni, Salve Italia, insomma oramai anche la fantasia nel nominare i decreti legge comincia a scarseggiare, però sono tutta una serie di situazioni che probabilmente andranno o dovranno essere valutate perché è chiaro che sono provvedimenti che intervengono in una situazione talmente eccezionale dal punto di vista economico che sicuramente potrà o meno determinare anche delle conseguenze in punto di valutazione sul se esistevano o meno tutti i requisiti per poter accedere a quelli ristori, sostegni o come ne hanno di volta in volta chiamati, con le relative poi responsabilità. Muovendo da questo, quindi la responsabilità della banca per non aver adeguatamente valutato se il finanziamento era o no idoneo a almeno potenzialmente risolvere la situazione di crisi, il passaggio ulteriore, o meglio i passaggi ulteriori che l'ordinanza compie, investono la tipologia di responsabilità e i soggetti nei cui confronti questa responsabilità può essere fatta valere. Per poi arrivare ad una conclusione, a mio avviso, forse qui è veramente l'aspetto di novità della decisione, a quello di riconoscere questa azione come un'azione addirittura autonoma, come o ex 2043 o 1218, a seconda se esercitata nei confronti subspecie di danno ai creditori sociali, patrimonio collettivo della società intesa ex 2740, oppure 1218 danno nei confronti del finanziato e quindi responsabilità contrattuale. Brevissimamente, nei confronti del soggetto finanziato la responsabilità è sicuramente di carattere contrattuale. C'era qualche interpretazione che tendeva a escludere una responsabilità del genere sul presupposto che in realtà il finanziato era anche un agevolato dal finanziamento, ma è evidente che non è così perché il finanziamento non è una dazione a perdere dei soldi, sono soldi che devono essere restituiti, quindi il vantaggio ammesso, o meglio,
non ammesso e non concesso, quel vantaggio immediatamente acquisito è immediatamente poi destinato a dover essere rimesso in discussione. Ed è chiaro che questa responsabilità di tipo contrattuale, se parliamo nei confronti del soggetto finanziato, può poi, a seconda dei momenti, essere responsabilità di tipo diciamo precontrattuale, nel senso responsabilità della banca per aver concesso un finanziamento senza accertarsi preventivamente delle condizioni. È un po' la Corte fa giustamente un'applicazione dei principi del 1337 del Codice Civile, che ritiene norma di carattere generale applicabile e estensibile anche a questa situazione. Anche perché, come diciamo, lo ricordo a me stesso, ovviamente, quando parliamo di obblighi, violazione di obblighi informativi, le Sezioni Unite fin dal 2007 ci hanno insegnato che siamo in presenza di una responsabilità pre-contrattuale. Se invece parliamo di responsabilità di rinnovo del finanziamento, mantenimento del finanziamento, è una responsabilità contrattuale a tutti gli effetti, e anche qui non mi soffermo nemmeno sul discorso onere della prova e termine di prescrizione. Diverso, più complicato, ma secondo me forse la parte più interessante di questa ordinanza è laddove è stato affrontato il tema della legittimazione del curatore per quanto riguarda i danni al patrimonio societario collettivamente inteso, subspecie, diciamo, di legittimazione del curatore ad esercitare nei confronti della banca l'azione risarcitoria per danni subiti dai creditori. E per danni subiti dai creditori, giustamente, la Corte insiste sulla distinguere tra il danno al singolo creditore, e ovviamente in quel caso sarà lui a dover agire con una serie di allegazioni e dimostrazioni, ma il concetto di danno subito dai creditori, come viene puntualizzato dalla Corte in questa pronuncia, sta nel fatto che, ripeto, è come se si, o meglio, senza come, si considera il patrimonio collettivamente inteso e quindi anche i creditori collettivamente intesi. Quindi si arriva a dire che nei fatti il curatore che agisca per far valere il danno nei confronti della società è come se unificasse le due azioni, né più e né meno per come avviene per l'azione ex articolo 146. Con l'azione ex articolo 146 della legge fallimentare il curatore svolge, sappiamo tutti, un'azione che può essere sia quella sociale di responsabilità sia quella per dei creditori sociali. Anche qui questa azione di risarcimento del danno, che viene sganciata dalla contestuale proposizione dell'azione ex articolo 146, è un'azione in cui il curatore sostanzialmente e nello stesso tempo fa valere sia il danno alla società sia il danno ai creditori sociali collettivamente intesi, perché c'è stata una riduzione del patrimonio che quindi ha determinato anche una riduzione delle possibilità di soddisfacimento dei loro crediti in sede concorsuale. Di qui la qualificazione di responsabilità in termini nei confronti dei creditori come extra contrattuale. E di qui ovviamente poi diciamo, il relativo regime di prescrizione e onere della prova, anche se per quanto riguarda l'onere della prova in verità l'ordinanza direi opportunamente precisa qual è la prova che deve fornire il curatore. Ed è una prova che si sviluppa su, direi, quattro aspetti. Uno, che si tratti di concessione abusiva di credito, e per concessione abusiva di credito parliamo di credito concesso al di fuori delle ipotesi previste o perché non è stato valutato adeguatamente, come vi dicevo prima, se quel finanziamento fosse ragionevolmente in grado di far superare la crisi. Deve poi valutare il danno evento, quindi la diminuzione del patrimonio, il danno conseguenza, quello sui creditori, deve poi provare il nesso di causalità tra l'uno e l'altro. Questo è l'onere probatorio che grava sul curatore. Due minuti ancora, poi mi fermo per evidenti ragioni. Anche qui nulla esclude la possibilità di un concorso nel senso di applicazione del meccanismo del 1227.
primo comma, secondo alcuni, e ovviamente questo però impone che siamo in presenza di imprenditori collettivi, nel senso che avremo, o meglio, scusatemi, al contrario, imprenditori individuali, nel senso che è l'imprenditore stesso che collabora, un po' il discorso che faceva il Presidente Birchetti prima in ambito penalistico con i risvolti civilistici, ed è tutta questa concezione che ha fatto, diciamo, questa costruzione che ha fatto la Corte per quanto riguarda la legittimazione del curatore a proporre l'azione di risarcimento del danno anche per i creditori sociali, che si fonda sulla terzietà che esiste tra la società e il suo organo amministrativo. È evidente, è vero che c'è un'immedesimazione organica, ma è altrettanto vero che la società è una cosa, gli amministratori sotto questo aspetto, che sono poi quelli che compiono la condotta magari di ricorso abusivo al credito di cui parlava anche il Presidente, e sotto questo aspetto è chiaro che c'è una diversità. Se viene meno questo, viene meno anche la possibilità di poter fare poi la distinzione con il, diciamo, la possibilità della legittimazione. E mi rendo conto che probabilmente la sentenza, l'ordinanza, scusatemi, meriterebbe una serie di riflessioni ulteriori e maggiori, ma forse togliamo spazio ai relatori di dopo e non mi sembra elegante farlo. Vi ringrazio comunque e so che ci sono tra i presenti professori che hanno scritto su questa materia. Mi affido alla bontà della loro valutazione sul fatto di aver detto cose più o meno ragionevoli. Grazie. Grazie consigliere. Chiudiamo qui questa sessione. Ringrazio i nostri illustri ospiti per la profondità delle valutazioni offerte. Grazie.